Buongiorno, sono in ostello. Da qualche giorno sono arrivato in questo ostello, Selina, uno dei migliori ostelli in cui sono mai stato. Tanto che sono solo. Una stanza da 4 letti e sono solo. In questi giorni sto facendo tutte le cose necessarie per stabilirmi qui a Melbourne. Infatti oggi andremo a vedere i primi passi da fare se vuoi trasferirti qui in Australia. Nel frattempo vi mostro la mia stanza. Questo è il mio letto. Altri 3 letti. Stello completamente nuovo, aperto da circa un mese, c'è il condizionatore, un bello specchio, una luce, un abbaciù come si chiama, e un porta robacce qui. Io sto collezionando bottiglie di plastica, poi le butto tutte insieme. È carino. Dicevo, se vuoi trasferirti qui in Australia per lavorare o per studiare, bene o male le cose da fare sono sempre le stesse. Una delle prime cose da fare, a mio avviso, è fare la SIM. Io appena sono arrivato all'aeroporto ho trovato Vodafone che mi ha proposto un'offerta: $5 per un mese di chiamate illimitate, 300 minuti verso l'estero più 40 giga, e dal secondo mese $30. Sì, è un po' costoso, però è la migliore offerta che ho trovato appena atterrato, quindi appena atterrati fate subito la SIM che sta in aeroporto, oppure vi dirigete in un negozio qui in città che ce ne sono a migliaia. Per quanto riguarda la SIM, le migliori compagnie sono Vodafone e Telstra. Il secondo passo da fare in questo caso, se vuoi lavorare, è aprire il TFN, il Tax File Number. È praticamente un codice fiscale che ti permette di lavorare. Terzo passo, aprire un conto bancario. E se sei un immigrato che si trasferisce qui, io ti consiglio di aprire il conto con la compagnia Commonwealth, che è la migliore qui in Australia. Io in questi giorni ho fatto tutti questi documenti, ma sono in attesa di prenderli, perché ho messo questo ostello come codice, come indirizzo per inviare tutti i documenti, e dovrò aspettare finché non me li inviano. Per quanto riguarda il conto bancario, l'ho aperto, solo che per avere la carta di credito per spendere i soldi, dovrò avere un indirizzo permanente. Non hanno voluto l'indirizzo dell'ostello. Dopodiché il passo successivo da fare è fare l'assicurazione sanitaria, che qui si chiama Medicare, e noi italiani, se hai visto Working Holiday, l'abbiamo gratuitamente per 6 mesi. Dopodiché il prossimo passo da fare è cercare casa e lavoro, soprattutto lavoro se non vuoi morire di fame. Sì, perché qui in Australia è tutto carissimo, e non scherzo, a livelli di New York. Se volete un paragone, 3-4 volte i prezzi italiani. Con gli euro non ci fai un cavolo. Infatti da 2 giorni ho iniziato a cercare lavoro. Oltre a inviare il curriculum tramite email all'attività che cerca, ho stampato il curriculum e mi reco verso l'attività. Di persona è meglio. Infatti adesso faccio colazione e faccio questo. Vi porto insieme a me. Oggi giornata un po' grigia. Sto nella cucina dell'ostello, un ambiente incredibile, ora vi mostro. Questa è la cucina, dotata di tutti i comfort, frigorifero, spazi comune con piante, eccetera eccetera, una magnifica libreria, piante, cose, roba del genere, un faro bellissimo, una sala insonorizzata. Praticamente qui dentro posso fare le call e registrare una canzone. C'è anche una sala cinema che ora vi mostro. Eccola qui, insonorizzata. Qui c'è Netflix, Prime Video, YouTube, tutto quello che serve. Giochi da tavolo, vinili, insomma un po' di tutto. Qui è dove si trova l'ostello, praticamente vicino alla stazione centrale. Praticamente scendendo ho incontrato il manager, ci ho scambiato 2 chiacchiere, ho detto che rimango per qualche giorno o altro di farmi uno sconto. Questa è la stazione centrale dove si vede sempre in foto. Adesso mi dirigo a prendere un caffè e a consegnare un paio di curriculum.
Comunque, se sei interessato a questa tipologia di video, fammelo sapere nei commenti, che mi fa piacere. Melbourne comunque è famosa per avere 4 stagioni in un giorno. Adesso è nuvoloso, tra poco piove, dopo ci sarà il sole, prima c'è 20 gradi, dopodiché 30 gradi, 40 gradi, si capisce un cazzo. One small black coffee. Il mio americano è preso. Si dice che a Melbourne ci sia il caffè più buono del mondo. Beh, non posso che non confermare questa tesi. Cioè, buonissimo. Ho provato vari caffè in diverse caffetterie, uno migliore dell'altro, ve lo giuro. In confronto quello italiano sa di bruciato davvero. Botanical Garden. Come avete notato, sto camminando a piedi. È un tragitto di 30 minuti. E quello che voglio dirvi con questo è che i primi passi sono anche quelli da fare in città. Appena arrivate, non prendete i mezzi. Cioè, se siete nel centro, anche sono 2-3 km, fateli a piedi, guardate i quartieri, esplorate. Un ottimo modo per conoscere la città e per mantenersi in forma. Il locale in cui devo consegnare il curriculum si trova a fine strada. Vediamo come va. È successa una cosa inaspettata, sono entrato per dare il curriculum e un sacco di ragazzi giovani che stavano lavorando. Incontro il manager, hey you, come on the coffee machine, do the coffee. Ho fatto 2-3 caffè, spettacolare. Spero di aver fatto una buona impressione. Ho detto probabilmente già da domani potresti incominciare. La paga per questo locale era dai 27 ai 32 dollari all'ora, un'ottima paga. Qui in Australia la vita è cara, però gli stipendi sono abbastanza buoni. Adesso sono in un altro quartiere a consegnare un altro curriculum, credo l'ultimo della giornata, perché il bar di prima mi è sembrato molto convinto. Forse potrei iniziare già domani. Questo all'angolo, è quello, è il bar. Vado a consegnarlo. Il bar era chiuso per mancanza di staff, come avete visto. Lo invierò tramite mail. Quindi ragazzi, questo è il miglior momento per venire qui in Australia. C'è bisogno di staff. Allora, parlando di lavoro, le forme più utilizzate per ricercarlo sono i gruppi Facebook, tipo barista Melbourne, bartender Melbourne, hospitality job in Melbourne, gruppi del genere. Dopodiché voglio raccomandarvi l'app Seek.com, che è molto utilizzata qui a Melbourne e in Australia, Gumtree e Jora. Queste sono le app più utilizzate e i metodi più utilizzati per cercare lavoro qui a Melbourne. Ma un altro metodo che voglio aggiungerlo io è quello di stampare i vostri curriculum, vedere magari gli annunci ok su internet, ma di farvi un giro per la città, vedere dove stanno cercando ed entrare con il curriculum e presentarvi di persona. Secondo me è più efficace del circa 60-70%, ve lo posso assicurare. Dopodiché, per quanto riguarda l'alloggio, io vi consiglio di stare inizialmente in un ostello come questo. Non prendete un ostello sudicio, magari con tanta gente che non si capisce nulla, perché dovete fare tutte queste cose e avete bisogno di un certo comfort. Tipo questo che ho prenotato io era uno dei più costosi e ho avuto la fortuna che ha aperto adesso circa un mese e si chiama Selina. La filiale è molto conosciuta ed è molto buona. In questo momento io sono alla ricerca anche di una stanza o di un appartamento e non so bene dirvi al 100% i modi più efficaci, perché lo devo ancora trovare. Ma per quanto ho visto in giro, i metodi più utilizzati sono sempre il sito Gumtree, il sito flightmates.au e i gruppi Facebook sparsi in giro. Però sto avendo un po' di problemi, perché non è semplicissimo trovare una stanza buona in una zona buona a un prezzo decente. Questi sono i primi passi che sto facendo qui a Melbourne e in Australia e quelli che vi consiglio di fare appena arrivati. Oltre a queste cose, cercherò sempre di documentare tutto questo processo, tutta questa
questa avventura qui in Australia, qui su YouTube. Quindi se vuoi supportarmi, fammelo sapere con un like o con un commento. Tra non molto vi spiegherò anche come ottenere il visto, il Working Holiday Visa 417 per noi italiani, e magari vi dirò anche cosa voglio combinare qui su YouTube. E non ti resta che fare un'unica cosa: iscriviti e ci vediamo al prossimo video. Ciao!